In prossimità delle primarie che ormai sono veramente imminenti, ecco che i partiti politici si mobilitano con incontri e riunioni. In questo momento siamo a Guardavalle, nella sede appunto del locale del PD e in rappresentanza della mozione di Bersani abbiamo Salvatore Scardi. Perché così viene a Io penso che anzitutto bisogna dire che queste primarie sono, diciamo, anche la dimostrazione che il centro-sinistra ha voluto far partecipare le persone. Quindi io dico, prima ancora dei singoli candidati, abbiamo una notizia fondamentale, cioè che queste primarie sono un'occasione per far ritornare la partecipazione delle persone. Quindi io penso che sono molto positive. Non è un caso che il Partito Democratico, i sondaggi si è riuscito molto. Quindi davvero sono state benefiche. È un bene per la politica, soprattutto in un momento di antipolitica. Ognuno fa le proprie scelte. Io ritengo che a Luigi Bersani, che sia la candidatura tra i cinque, certamente la più solida e la più efficace, per una serie di ragioni che ho spiegato anche più volte. Da un lato io penso che sia straordinaria l'idea di Bersani, soprattutto in questo momento, di restituire molta forza al collettivo e non al singolo individuo. Noi veniamo da 20 anni di drammatico berlusconismo che ci ha insegnato, diciamo, il potere del singolo con la sua squadra di stretta. Bersani restituisce forza invece al collettivo, alle persone, alla squadra, a quello che è la politica organizzata. Poi secondo me Bersani è la garanzia, e in questo ci credo molto, dopo Monti è l'unico governo politico possibile, il governo di centro-sinistra. E questo non è banale, perché oggi gli italiani hanno dimostrato che la maggioranza vogliono finire l'esperienza del governo tecnico che sta non redistribuendo le risorse, cioè che ha sicuramente avuto un ruolo importante nel salvare l'Italia, ma adesso ci vuole una politica che restituisca, diciamo, l'eguaglianza, la distribuzione, che metta questi valori al centro del progetto per l'Italia, proprio l'uguaglianza. E infatti Bersani ha evidenziato come parole chiave, uguaglianza, lavoro, moralità, che mi sembrano parole straordinarie. L'altro fattore sul mezzogiorno, con una serie di progetti e con i fatti concreti, Pierluigi Bersani ha dato corso alla nuova classe dirigente. Questo bisogna ricordare, cioè non le parole sulla nuova classe dirigente, ma nelle amministrazioni, dove è già stato possibile col progetto Finalmente Sud, si è dato corpo a nuova linfa, nuova classe dirigente che può rilanciare questo Sud. E chiaramente Bersani dovrà essere il garante che già dalle prossime competizioni, per quello che riguarda naturalmente la forma del partito e della coalizione, la nuova classe dirigente sarà da subito la protagonista assoluta, e questo lo ha detto, protagonista assoluta della ricostruzione della Calabria e del Mezzogiorno d'Italia. Ecco, io credo che ci siano una serie di buoni motivi per dire che il rinnovamento vero allo Stato passa da questa candidatura così solida e credibile. Fermo restando, lo dico, che poi insomma la cosa più importante è capire che, indipendentemente anche dalle posizioni relativamente alla scelta sulla candidatura, insomma ci sono 5 candidati, io penso, autorevoli in campo, però l'importante è mantenere l'unità della coalizione, cioè ognuno poi dovrà impegnarsi a sostenere il vincitore, che io ritengo naturalmente sarà proprio lo stesso Bersani. Bisogna impegnarci, perché su questa coalizione si può costruire la vera alternativa per l'Italia, e quella sarà la vera sfida che partirà dopo il 20. Bisogna votare Renzi, perché attraverso la sua iniziativa si è avviato un dibattito e un confronto nel Paese che ha smosso le acque in una situazione di grande stagnazione, di grande stasi, che è diventata ormai insopportabile. Quindi l'iniziativa, la candidatura di Renzi alla premiership per il centro-sinistra ha consentito di avviare una nuova condizione per riqualificare la politica, per rinnovare i gruppi dirigenti e per dare una coerenza programmatica anche ad un'alleanza che si dovrà porre il problema del governo del Paese. In passato con Prodi abbiamo vinto 2 volte, ma tutte e 2 le volte, per responsabilità dei settori del centro-sinistra, l'alleanza e il governo è dovuto andare a casa, favorendo, diciamo, poi i governi presieduti dall'onorevole Berlusconi. Quindi io credo che anche gli ultimi sondaggi che danno il PD in forte crescita, ecco, tutto questo è il frutto di questo dibattito che si è aperto e di questa vivacità che è impresso in questa iniziativa politica, la presenza di Renzi, il dinamismo di Renzi e quindi il percorso programmatico e politico di Matteo Renzi, del sindaco di Firenze. Sì.
Buonasera innanzitutto. Alla domanda quindi per quale motivo bisognerebbe votare queste primarie Matteo Renzi, le risposte potrebbero essere N. Partiamo dalla considerazione dello stato di crisi in cui volge l'Italia oggi, in questo periodo preciso della storia. Un periodo in cui caratterizzato da mille caratteristiche negative, una crisi economica, sociale, politica, che ha portato la mia generazione, la generazione dopo di me, a porsi gravi dubbi su come poter proseguire questo cammino. Ne è nata un'antipolitica dilagante che sta sfociando nel grillismo da una parte, in un rifiuto ad andare a votare. Matteo Renzi in questo momento invece è l'unico che cerca di dare la soluzione al problema, la soluzione che passa innanzitutto da una riduzione di quello che è i costi della politica. Il problema sta nel fatto che chi per 20 anni ha portato questo paese in queste condizioni non può allo stesso tempo risolvere lo stato delle cose. Quindi un programma che parte dalla riduzione dei parlamentari, la riduzione di una Camera, la riduzione e l'eliminazione del vitalizio, l'eliminazione dei finanziamento al partito. Questi sono solo gli aspetti relativi alla politica, poi ci sono tutti gli aspetti legati agli aspetti del lavoro. Il programma sul lavoro di Renzi è un programma molto innovativo, basato sulla flex security. È stato criticato a Renzi di avere un programma di essere una persona di destra. Se andiamo a guardare le politiche che esso suggerisce in riferimento ai migrati, alle famiglie, ai gay, e ne avremmo una valutazione del tutto nuova. Insomma, i motivi per i quali votare Renzi sono tanti. Innanzitutto per credere che un nuovo cambiamento è possibile, che una nuova fase della politica italiana è possibile. Io ci credo, spero che come me tante persone ci credano e tante persone, 25, vadano a votare. È importante che tante persone vadano a votare, indipendentemente da chi andrà, da quale preferenza sarà, perché queste sono le primarie del PD ed è importante dimostrare alle persone che il centro-sinistra è l'unico elemento caratterizzante per questa coalizione. Vi invito comunque ad andare a votare e votare per Matteo Renzi, sperando che l'Italia possa cominciare a cambiare in meglio da adesso e da subito. Grazie. A sostenere Vendola c'è Antonio Giulio. Ecco perché ci siamo pensati di sostenere. Di sinistra, contemporaneamente di bandiera, secondo la visione centrale, che penso che sia una superata, e credo che sarà un momento di alla situazione che c'è adesso, che riguarda varie tematiche economiche, che riguardano i diritti sociali, l'istruzione, l'ambiente, un'iniziativa per raccogliere anche un po' di firme, di adesioni. Certo, senz'altro. Abbiamo pensato come direttivo di fare questa iniziativa che coinvolga tutti i sostenitori dei diversi candidati alle primarie, proprio perché nella nostra sezione c'è la più ampia libertà di votare primarie. Essendo primarie di coalizione, all'interno del nostro direttivo ci sono alcuni che sostengono la candidatura di Renzi, altri la candidatura di Vendola e io particolarmente e la maggior parte del direttivo la candidatura di Bersani. Questo a mio giudizio è un fatto positivo perché l'obiettivo non è solo di dividerci in questa fase, ma credo che si debba essere di tutti i candidati, l'obiettivo comune di
votare, mi pare che come se ci fosse una mano.